Le prime pagine dei quotidiani nazionali le guadagnò per una maglietta. La t-shirt con la scritta "Speziale innocente" fece il giro dello stivale. Pietro Arcidiacono fu costretto davanti alle telecamere a chiedere scusa, ammettendo l'errore. Correva l'anno 2012 e Biccio, catanese d'origine Fede, giocava al Cosenza e fece i conti con una lunghissima squalifica. Rimase ai box per l'intera stagione, mentre il Daspo del questore di Catanzaro venne poi rimodulato. Il pallone, per il 24enne, rappresentava l'unico strumento di sussistenza. Scherzi del destino, proprio durante quella maledetta stagione, Arcidiacono incrociò per la prima volta Messina. Rivale agguerrito, temuto e fischiato, e per converso trascinatore dei Silani, ai giallorossi contendeva promozione e professionismo. I rossoblù, dopo un'estenuante testa a testa e un pareggio senza reti al San Filippo, alzarono bandiera bianca. Tre punti di distacco, il confine sottilissimo tra il paradiso e un altro anno d'inferno. Vennero comunque ripescati in estate e da allora sembra passata una vita, la capacità del tempo di lenire dolori e ferite. Arcidiacono nell'ultima finestra di mercato ha salutato Potenza e la Serie C per tornare a vestire giallorosso nel fango dei dilettanti. La voglia di mettersi in discussione e sentirsi ancora protagonista, dove ha già strappato applausi per dribbling e gol. Paradossi del calcio e della vita per chi non ha mai nascosto l'orgoglio delle radici e l'affetto per Catania, pur non avendone mai vestito la casacca. Anzi, al Massimino ha raccolto coli offensivi e piogge di fischi, colpa di una rete in Coppa Italia di Serie C, seguita da scuse e lacrime copiose, quasi non stessimo qui a parlare di lavoro e famiglie da mantenere. Intrecci da film, nello spazio di 75 km, tra l'elefante e il Nettuno, dove il ruggito di un leone si confonde con quello del vulcano. Tradizioni millenarie e simboli radicati. Occhio però, un gol e tutto si trasforma.